Giornata un po' particolare oggi, eh? Giornata un po' frizzantina e soprattutto la giornata nella quale parliamo delle news comunicate da Fabrizio Romano, perché questa mattina abbiamo parlato della prima offerta ufficiale della Juventus per Theun Cobmeiners, esclusiva rilasciata a Fabrizio Romano, e proprio pochi istanti fa mi sono ritrovato un tweet dello stesso Fabrizio Romano insieme a Matteo Moretto che comunicavano che la Juventus nella giornata di oggi aveva avuto dei contatti, quindi già un buon passo avanti, significa che c'è un interesse concreto con gli agenti di Nico Gonzalez, giocatore argentino esterno ala della Fiorentina. E Nico Gonzalez avrebbe anche dato una buona impressione, avrebbe dato priorità alla Juventus, sarebbe contento di vestire la maglia della Juventus, la considererebbe ovviamente un passo avanti all'interno della sua carriera. Ora, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, perché significa che la Juve in queste ore sta cercando di dare una bella scossa a quelle che sono alcune richieste sul mercato. Ci sono delle indicazioni sugli esterni, sappiamo che la Juventus sta cercando anche una sorta di intesa su delle occasioni di mercato. Io rimango fortemente dubbioso sulle voci che vogliono la Juventus che va a offrire 45 milioni di euro al Borussia Dortmund. Io non posso pensare che questa cosa sia vera, mi sembra troppo strana, a maggior ragione per via delle difficoltà che sta riscontrando in questo momento su Cobmeiners. Juventus vede in Cobmeiners l'obiettivo principale ed è andata ad offrire quella cifra all'Atalanta. Mi sembrerebbe molto complicato vedere la Juve che va ad offrire una cifra uguale, se non forse anche più alta, con i bonus al Borussia per Adeyemi. Ma magari mi sbaglio io, eh? Adeyemi è un giocatore interessantissimo, a me piacerebbe averlo, però quelle cifre mi sembrano francamente fuori dal budget che può spendere la Juve in questo momento. Nico Gonzalez è un giocatore un po' particolare. È un giocatore che non mi dispiace, devo dire la verità. Un giocatore che in questi anni in Italia mi ha fatto vedere delle cose interessanti. Un argentino che gioca a destra, mancino, va a ricalcare un po' quelle che sono le caratteristiche di Dybala, ma secondo me soprattutto di Sule, giocatore che è un'ala pura. E proprio nel giorno dopo la cessione di Sule alla Roma, mi viene anche strano pensare che la Juve vada su Nico Gonzalez, perché la domanda poi mi sorge spontanea, perché Sule non andava bene, Nico sì? Qualcuno potrà dirmi, è per una ragione economica. Allora, la risposta che vi do è, ma secondo voi la Fiorentina per quanto cede un gioiello come Nico Gonzalez e soprattutto la Juventus? Perché secondo me già il prezzo è abbastanza alto, ma per la Juve diventa ancora più alto quando si parla di Fiorentina. Questo credo che sia un dato di fatto. In seconda battuta vi chiedo, perché qualcuno potrebbe dirmi, ma Sule dal punto di vista della fase di non possesso potrebbe non essere proprio appropriato. D'accordo. E in tal caso Nico Gonzalez invece è un giocatore che potrebbe fare una fase di non possesso di maggior sacrificio rispetto a Sule? Perché secondo me la risposta è no a questa domanda. Anzi, forse Sule probabilmente era più malleabile da questo punto di vista. Nico Gonzalez è un giocatore sicuramente più esperto di Sule e quindi potrebbe anche essere già un po' più plasmato verso cercare di fare più una fase offensiva di livello che una fase di non possesso. Un giocatore che potrebbe dire sono un po' più importante a livello di quello che ho dimostrato e quindi io sono un attaccante, faccio l'attaccante. Poi potrebbe essere assolutamente disponibile invece a fare una fase di non possesso di assoluto livello, però non credo che sia quella la motivazione che ti porta a dire cedo Sule, vado a prendere Nico. Sicuramente non è una ragione anagrafica, Sule era più giovane. Può essere una ragione di esperienza, quindi Nico è un giocatore che comunque ha giocato più stagioni da titolare in Serie A, quindi è più pronto, avrebbe le gambe che gli tremano meno, più adatto a determinati palcoscenici. Sì, può essere, questa sicuramente è una delle motivazioni, però credo che anche il progetto della Juventus che va a scegliere Thiago Motta vada a basarsi tanto sul fatto che comunque non sia necessario andare a prendere dei giocatori pronti subito, perché c'è anche la possibilità di farli decantare, no? Di farli crescere sotto tanti punti di vista e farli rendere dei giocatori già pronti. È un giocatore che potrebbe essere interessante per Thiago Motta, ma secondo me assolutamente sì, perché comunque lì sulla destra Thiago Motta l'anno scorso a Bologna ha giocato prevalentemente con Orsolini, che come tipologia di calciatore è quello che fa Nico Gonzalez, che è comunque un giocatore che, ripeto, ama partire da destra, poi riesce a lasciare partire il suo mancino. E Nico è un giocatore che ha un ottimo tiro, se non vado errato, in occasione di Juventus-Fiorentina
che abbiamo vinto nel girone di ritorno, una delle poche partite che abbiamo vinto nella seconda parte della stagione. C'è Szczęsny che fa un miracolo su un tiro a giro di Nico Gonzalez, che si accentra improvvisamente e tira dalla distanza, quindi un giocatore che sicuramente anche dal nulla può tirare fuori un coniglio dal cilindro, fare una giocata che spacca la partita, quindi un giocatore sicuramente importante per il livello della Serie A, e questo è poco ma sicuro. Un giocatore, Nico Gonzalez, se non vado errato, poi nel caso faremo degli approfondimenti dedicati, ma l'anno scorso è stato per una buona parte di campionato il giocatore che nei top 5 campionati europei era quello che segnava di più di testa, perché qualcuno potrebbe dire un giocatore che fa gol solo su rigore. In realtà Nico Gonzalez ha fatto un sacco di gol su azioni e, ripeto, soprattutto di testa, segno che non perché sia un gigante, non è un maestro del gioco aereo, però i tempi di inserimento probabilmente sono uno dei suoi punti forti. E in un calcio come quello di Thiago Motta, in cui ogni ingranaggio deve muoversi secondo determinate tempistiche, io credo che questo sia un fattore da non sottovalutare. Quindi credo che Nico Gonzalez a livello ideologico possa sì rappresentare un giocatore che tecnicamente e tatticamente possa sposarsi molto bene col gioco di Thiago Motta in fase offensiva. In fase di non possesso, qualche dubbio in più, devo dirvi la verità, ce l'ho. Però un giocatore che nel caso, quando arriva la Juventus, deve mettersi a disposizione della Juve. I grandi dubbi che ho sono più che altro legati intanto all'ingaggio, non dal punto di vista di quello che devi riconoscere al calciatore, ma del cartellino, cioè quanto devi sborsare alla Fiorentina per assicurarti il diritto alle prestazioni sportive di questo calciatore. Ha senso che la Juve vada su un profilo di questo tipo qua, eh? Ha assolutamente senso. Ripeto, lo storico del Bologna di Thiago Motta ci dice che lì Thiago Motta apprezza un giocatore con quelle caratteristiche. Però poi la domanda sorge spontanea: allora perché hai ceduto su lei per andare su un giocatore che non è la fotocopia, perché ha delle caratteristiche differenti, però dal punto di vista tecnico hai delle somiglianze nette proprio sulla struttura, sulla tipologia di calciatore che vai ad acquistare. Io ho paura che il cartellino di Nico Gonzalez possa costare una bella fucilata, ho questo timore qua. Poi è normalissimo che la Juventus faccia i sondaggi, vada lì, faccia un giro di telefonate, vada anche a raccogliere i gradimenti di alcuni calciatori, perché poi ci sono dei calciatori, ne parlavamo anche oggi con Combiners, possa diventare veramente delle spine del fianco per le società per le quali giocano. Cioè, se Nico Gonzalez si mette in testa di venire alla Juventus, c'è anche caso che questo faccia una testa tanta a commisso o a chi per lui della serie: guarda, grazie mille, ma io me ne vado, cioè non ho necessità di continuare a stare qui. Poi potrebbe anche essere un calciatore in uscita, Nico Gonzalez, perché comunque a Firenze stanno cercando di costruire una rosa immagine e somiglianza di quello del Palladino. Diciamo che lui va più sui trequartisti che sugli esterni puri, anche solo banalmente l'ingaggio di Colpani va in quella direzione lì, no? Che potrebbe giocare alle spalle di un giocatore come Ken. Quindi potrebbe anche liberarsi dal punto di vista tattico quella casellina lì, che potrebbe essere poi occupata da altri giocatori, e Nico potrebbe scegliere di andare a disputare la sua parte di carriera migliore da un'altra parte, in un club con delle maggiori ambizioni rispetto alla Fiorentina. Quindi è un nome che trovo coerente, trovo logico, ci sta assolutamente dal punto di vista sportivo, perché se vado a immaginarmi un evento di Thiago Motta lì sulla destra, ce lo vedo bene Nico Gonzalez. Poi secondo me stiamo parlando di un altro livello rispetto al Sancho che abbiamo tanto decantato durante le varie settimane, però è un giocatore che non mi dispiacerebbe avere, Nico Gonzalez, lo trovo logico in quella posizione di campo di Thiago Motta. Non trovo logico tutto il resto, cioè cedere Sulé per, secondo me, anche una cifra abbastanza bassa per poi andare su un giocatore che ha delle caratteristiche simili e che secondo me la Fiorentina poi andrebbe a farti pagare tanto. Poi se giunto li riesce a trovare l'incastro e a pagarlo un tosto di pane, io sono solo che contento. Però Firenze è una bottega cara e quando bussi e indossi la maglia della Juventus è sempre ancora un po' un problema. Poi noi abbiamo venduto Ken a 13 milioni, quindi da questo punto di vista quest'anno dovremmo essere solo che contenti degli affari conclusi con la Fiorentina. Però sappiamo bene che anche il rapporto che hanno a Firenze è un po' particolare, col tipo di calciatore che poi sceglie di fare prendere una decisione a livello lavorativo di carriera che va verso Torino, che è sempre un po' più difficile da comprendere, come Bologna, già i tifosi del Bologna su Thiago Motta non sono contentissimi, come Napoli o come magari è Milano sponda Inter, ecco, sono
quelle piazze che lato Juve sono sempre un po' più difficili da mandare giù, e Toro, dato che c'è anche Bremer che ha fatto il passaggio dal Torino alla Juventus ed era un simbolo del Toro. Quelle sono le cinque piazze su cui è sempre un po' più complicato, secondo me, andare a trattare per andare ad acquistare i calciatori. Abbiamo visto tante volte però i giocatori fare il percorso da Firenze a Torino, e quindi Nico Gonzalez non sarebbe uno di quelli che va a stupirmi. Mi stupirebbe più che altro per un discorso economico, perché secondo me è un giocatore che viene fatto pagare tanto, giocatore che secondo me ha delle caratteristiche interessanti e che si sposerebbe molto bene, però mi lascerebbe alquanto perplesso una trattativa di questo tipo. Dipende tutto dalle cifre, anche perché lui non ha un budget illimitato e quindi dobbiamo per forza di cose rapportare ogni giocatore al costo, al prezzo del cartellino, a quanto te lo fanno pagare. Sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, fatemelo sapere. Buona serata e buona cena.